Siamo alle nostre breaking news, ben trovati. Subito in apertura, un 25enne di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro perché trovato in possesso mentre passeggiava in periferia a Sansepolcro con ben mezzo chilo di cocaina addosso. Aveva anche 100 euro probabile provento di spaccio. In giornata anche l'udienza di convalida. Passiamo adesso in Val d'Arno, dove all'ospedale della Gruccia una donna è stata operata d'urgenza per rimuovere una massa di 3 kg. L'equipe di ginecologia, diretta dal dottor Filippo Francalanci, ha asportato una massa addominale che era in via di infezione. L'intervento è ben riuscito e la paziente è tornata a casa, nonostante appunto l'eccezionalità, ma ha detto il medico, l'importante è essere tempestivi. Chiudiamo con una bella notizia perché è quasi pronta al Palazzo di Fraternita, che è la nuova sistemazione, la Lego Brick House. Quest'anno, come sempre, tante cose, monumenti e storie raccontate con i mattoncini. Segnaliamo anche una bella presenza di un Titanic con tanto di DiCaprio in cima alla prua, dunque veramente una scenografia incredibile che vi proviamo a proporre in anteprima, ma ancora mancano alcuni pezzi che saranno visibili dal 16 novembre, giorno dell'inaugurazione della Città del Natale. Queste le nostre breaking news, grazie per essere stati con noi, appuntamento ai prossimi TG, arrivederci.